Amici sportivi, ben trovati a Rosa Nero Web TV. Si riparte da una sconfitta, ma una sconfitta che ha tante chiavi di lettura. Se vogliamo, indolore, perché è arrivata contro una grande e dopo una buona prestazione, però è una sconfitta che interrompe un sogno, è una sconfitta che non sembra aver intaccato la fiducia da parte dei tifosi. Ne parleremo ovviamente diffusamente, tra l'altro oggi per una specie di impegno che ho preso vorrei anche dare molta voce ai tifosi che ogni volta ci scrivono e che non riusciamo ad accontentare tutti perché sono davvero tanti i commenti, ma lo faremo perché in questa puntata avremo più possibilità di sviscerare aspetti tattici sia relativi alla gara con Genoa che relativi al futuro, perché chiariamoci, ormai siamo a un punto di svolta, entrano in campo i nuovi probabilmente con i giocatori del mercato, con qualcuno in difesa, con Verra sempre più titolare, magari con Tutino, insomma ci sarà probabilmente anche una trasformazione, e in più abbiamo la partitissima dell'anno, perché una volta era Palermo-Catania, adesso è Palermo-Frosinone, sia perché è capolista, sia perché è Frosinone, e quindi ci riporta alle storie di 5 anni fa. Saluto come sempre i compagni di viaggio, a cominciare da Fabrizio Vitale, Gazzetta dello Sport. Ciao Fabrizio, ben trovato. Ciao Guido. Non so se oggi litighiamo, però dalle premesse mi pare di sì. Ma sì, dai. Per par condicio litigherò anche con Salvatore Seraci, che vedo comunque sempre posizionato con la coppola d'ordinanza. E ciao Giuseppe Leone, ciao Giuseppe, ben trovato anche a te. Ciao. Facciamo subito un giro di rapidi opinioni. Perché? Perché io probabilmente sono in controtendenza rispetto alla maggior parte dei tifosi, però vorrei sentire il vostro parere. Cominciamo da te, Salvatore, con il tuo giudizio sulla sconfitta e sulle ripercussioni di questa sconfitta, ammesso che ce ne siano. Ma io non ci vedo nulla di strano, non vedo nulla di nuovo all'orizzonte. Mi sorprende che qualcuno cerchi proprio di trovare il pelo nell'uovo, perché un pelo nell'uovo non esiste assolutamente, non si è visto. Il Palermo ha giocato una buona partita, poi ovviamente gli episodi sono stati contrari. Tu metti la palla dentro di Soleri, cambiano tutti i giudizi completamente, il Palermo rimane protagonista e tutti sono felici di questo risultato. Invece il Palermo ha perso, ma ha perso proprio perché gli episodi di cui io dico sempre che poi il calcio viene ricondotto a questo tema, sono stati tutti a favore del Genoa. Io francamente non vedo assolutamente novità e non mi ha fatto male questa sconfitta. Capisco, ci può stare. Perché non parliamo poi dell'avversario? L'avversario è il Genoa, cioè una delle squadre, diciamo, se non la squadra più strutturata di tutta risulta la Serie B. Quindi rimango un po' di sasso e confermo la mia idea che il Palermo con Corini e tutto il resto è da Serie A. Benissimo, già da ora Giuseppe Leone? Cioè ancora il sogno Serie A che abbiamo accarezzato, mettiamo che vinciamo a Genova, andiamo a 3 punti, è ancora un sogno vivo? Ma guarda Guido, io già dopo la vittoria di Ascoli ho detto che quello che poteva essere, diciamo, un sogno realizzabile era quello di puntare a un buon piazzamento nella griglia playoff, che comunque andando a guardare la classifica come adesso ancora ti devi guadagnare, perché secondo me non bisogna neanche fare l'errore di dare per scontato che già i playoff siano messi in cassaforte. È una posizione, anche l'ultima, che ancora il Palermo si deve andare a guadagnare. Per il resto è una sconfitta che ci può stare, quella di Genova. Si è andato a giocare in casa di una squadra che per tutti in partenza era la più accreditata per salire direttamente in Serie A. Ha avuto qualche difficoltà nell'arco della stagione, ma mi sembra le abbia difficoltà tutte superate dopo l'arrivo di Gilardino. Era una squadra comunque in salute, nonostante venisse da un pareggio e una sconfitta, perché c'erano anche 4 vittorie prima. Quindi il Palermo ha perso questa partita, ma non lo ritengo un passo indietro, fermo restando che insomma Palermo di fatto ha perso di misura, perché anche il 2-0 finale neanche lo conto per come è arrivato e per quando è arrivato. Non sei uscito con le ossa rotte
da Genova e secondo me per certi versi, poco fa facevi riferimento al Frosinone, secondo me è la migliore partita che poteva capitare in calendario dopo questa sconfitta di Genova. Anche se, poi apro una parentesi, questo discorso del 2-0 ininfluente dal punto di vista della partita, perché comunque era un Palermo che cercava il pareggio, potrebbe incidere sugli scontri diretti. Oggi domani un concorso, arrivi a pari punti col Genoa, 1-0 all'andata, 2-0 al ritorno. Comunque questo è un problema che poi ci porremo casomai fra un paio di mesi. Fabrizio, la tua chiave di lettura qual è stata? Ma io concordo con Salvatore che questa partita non ha intaccato minimamente le certezze di questa squadra, quelle certezze che sono state costruite con il dopo Terni, poi il dopo Venezia, i risultati utili consecutivi, le tre vittorie consecutive. Io ho visto una squadra che ha lottato a viso aperto tranne i primi 25 minuti, poi però è stato Genoa ad andare in difficoltà con il Palermo. Voglio fare un po' così, mettere un po' di pepe come piace a me, che se forse dovevamo aspettarci il salto di qualità, non è arrivato, ma penso che sia anche normale, perché forse per il salto di qualità servono gli arrivi di gennaio. E allora io adesso mi aspetto che gli arrivi di gennaio incidano sul percorso del Palermo, perché stiamo parlando di giocatori, per citarne due a caso, Verre e Tutino, che sono stati presi per fare il salto di qualità. E quindi adesso, dall'integrazione costante di questi due elementi, mi aspetto quel salto di qualità che ci dovrebbe portare a parlare di un Palermo. Infatti la regia parla di arrivo nei nuovi, però Fabrizio, lo dico anche a Salvatore ovviamente, io mi chiedo, premesso che non si discute, l'avevamo detto anche prima della partita, ci sta che dopo 9 gare perdi a Genova di misura, giocando anche una buona prestazione, lungi da me l'idea di fare tragedia. Io però forse e probabilmente non è mentalità di Corini, mi sarei giocato, Salvatore, la partita con un diverso con una diversa apertura mentale. Cioè, io ho avuto l'impressione che il Palermo, proprio con Genoa, poteva essere un po' più spavaldo e sbarazzino e mettere paura al Genoa. Cioè, paradossalmente, chi rischiava di più in quella partita era il Genoa. Guido, scusami se vi interrompo, ma no, prego. L'approccio è stato quello. Perché se giochi con Verre dall'inizio, tu vai a giocare fuori casa a Marassi con un centrocampista che è quasi un tre quarti. Quindi secondo me l'idea era quella di andarsela a giocare proprio a viso aperto per mettere in difficoltà il Genoa. La prima mezz'ora non era in linea con non c'è riuscito per gli equilibri di una partita che ha visto il Genoa, una partita a 3.000 all'ora, dove ha fatto la differenza a centrocampo con Gudmundsson, e il centrocampo del Palermo è stato paradossalmente più scoperto del solito con Verre. Secondo me c'è da ripensare l'equilibrio del centrocampo. Scusami Salvatore se ti ho interrotto. No, assolutamente. Io quello che non condivido è il fatto di aspettarsi dal Palermo il salto di qualità. Ma scusate, i 9 risultati utili chi l'ha fatto? Geraci, Monastra, Vitale, Leone? No, i 9 risultati utili li hanno fatti quelli che c'erano. Poi sono arrivati anche altri giocatori che daranno a Corini la possibilità di avere un parco giocatori più completo e di poter sopperire all'assenza degli squalificati, come per esempio può capitare adesso. Ma il Palermo è la squadra ancora oggi che ha fatto più progressi rispetto a tutti gli altri, perché io non dimentico mai per come siamo partiti. Certo, abbiamo assaggiato Verre e Tutino, poi ci sono gli altri nuovi completamente che prima o poi vedremo, ma strutturalmente questo Palermo ha fatto dei passi da gigante ed è quindi la squadra che in questo momento, al di là di una sconfitta che ci poteva stare, ma il Palermo avrebbe potuto evitarla se avesse avuto un po' di fortuna fra virgolette ovviamente, perché il Palermo meritava abbondantemente il pareggio, non dimentichiamolo questo, e quindi per me non è successo e non è cambiato assolutamente nulla rispetto a quello che si diceva prima. Cambiare adesso i discorsi mi sembra un po' prematuro. Giuseppe, le scelte di centrocampo, perché poi Fabrizio puntava proprio su questo, cioè scegli Verre e quindi fa intendere che è anche una scelta un po' più offensiva, però c'è Damiani che probabilmente a maggior ragione con un trequartista come Verre deve coprire di più e magari fa più fatica. Le scelte a centrocampo, quindi con Verre dentro e Segre fuori, con Damiani dentro e Gomez non rischiato fin dal primo minuto, anche perché non giocava da oltre un mese. Le condividi? Ma
Le condivido più che altro perché mi sono sembrate abbastanza anche obbligate. Hai fatto tu il discorso di Damiani e Gomez, faccio il discorso di Verre e Segre, che già diciamo la partita con la Regina sapevamo arrivare da qualche fastidio fisico, quindi secondo me erano dettate anche da esigenze, come dire, appunto di condizione fisica. Il problema è che, cioè, i due tempi, se andate a vedere, sono stati bene o male molto simili, col Genoa che ha preso un buon ritmo maggiore rispetto a quello del Palermo, dove i centrocampisti del Palermo sono andati in affanno, soprattutto Saric e Damiani, si vedeva proprio, avevano difficoltà anche nei primi controlli di palla e quindi difficilmente il Palermo riusciva a gestire il pallone. Poi nel corso sia del primo tempo che nel secondo tempo il Palermo ha cominciato a venire fuori, anche perché era difficile pensare che il Genoa potesse reggere ritmi così alti per tutti e 90 minuti. Quindi lo sviluppo è stato bene o male sempre lo stesso di entrambe le frazioni. Poi giustamente, come diceva Salvatore a inizio trasmissione, poi la differenza te l'hanno fatta gli episodi, perché chissà di che partita staremmo parlando se Soleri non sbaglia a mezzo metro dalla linea di porta. Sì, che poi io vorrei anche un attimo difendere Soleri, perché è arrivato in porta e ha tirato e la porta l'ha centrata. Poi il portiere è stato bravo, sono attimi, quindi diciamo, è stato bravo il portiere, secondo me è stato molto bravo il portiere. Soleri è stato bravo, secondo me, a dare subito un suo contributo fisico e tattico in questa partita. L'occasione se l'è creata. Io ripeto, in questi casi se l'attaccante tira in porta in corsa, il suo quantomeno lo fa. Certo, poi magari se sei Mbappé o Ronaldinho il gol lo trovi, però non gli getterei troppo la croce addosso. Prima di parlare del futuro e dei nuovi, Fabrizio, se tu avessi in un fantacalcio la possibilità di rifare una mossa, non avresti messo Verre al posto di Segre o avresti messo dal primo minuto Gomez al posto di Damiani? Dato per scontato che Verre dovrà entrare a far parte dell'11 titolare per forza, se no non si capisce perché sarebbe stato preso. Secondo me Gomez in questo centrocampo è imprescindibile, perché Damiani, lo dico da più volte, non è un centrocampista ancora che assicura le due fasi come dovrebbe e come fa Gomez, a mio avviso. Nel momento in cui si decide di schierare Verre, secondo me ci voleva un po' più di copertura, perché è quella copertura che Verre stesso non riesce a dare. Infatti bucavano sempre dal lato di Verre i giocatori del Genoa, se ci avete fatto caso, probabilmente anche perché Verre deve entrare ancora bene nei meccanismi del Palermo. Io francamente, se Gomez ha 50 minuti sulle gambe, io avrei iniziato con Gomez e Verre e poi sarei andato a sostituire Damiani. L'ho visto in grandissime difficoltà, ma proprio enorme difficoltà. Credo che però se sei d'accordo con tutto. Se sei d'accordo, Fabrizio, il secondo tempo di Gomez è incoraggiante in vista di Frosinone, cioè per me Gomez mi sembra un giocatore pronto. Gomez è imprescindibile, Giuseppe. Gomez è un giocatore pronto da mettere subito. No, infatti giocherà fin dall'inizio Gomez contro il Frosinone, te lo do per certo. Il problema era capire nell'economia di un rientro se era importante, più importante farlo giocare prima o farlo giocare dopo. Queste sono cose che può sapere soltanto un allenatore che vede i giocatori tutta la settimana. Però con Damiani e Verre il Palermo ha perso un po' di solidità, è un dato di fatto. Sì, ma Damiani aveva giocato una partita straordinaria la volta precedente e tutti eravamo d'accordo che aveva giocato una delle sue prestazioni mie, aveva effettuato una delle sue prestazioni migliori. No, per me no. E neanche, tutto lo dico sinceramente. No, per dai, me no. Se tu mi dici Ascoli, no, se tu mi dici Ascoli sì. Ma vatti a rivedere quante palle ha perso, quante palle ha sbagliato. Io come Salvatore avevo difeso un po' Damiani, però in una partita così fisica lui magari soffre un po' di più, anche se poi sai... Guido, scusami, ma queste cose qui le può decidere solo un allenatore. Noi qui stiamo a parlare, non vediamo un allenamento. Non sappiamo quali sono le condizioni dei giocatori. Noi parliamo su quello che vediamo in partita. Poi però vediamo in partita. Poi chiaramente su situazioni impossibili da vedere dal nostro punto di vista. Ma infatti io l'ho detto, è l'allenatore che poi ha in mano il lavoro della settimana. Se io poi devo vedere la partita, ti dico che Damiani con la Regina ha sbagliato un sacco di cose. Tu perdi e dici che è colpa di Verre e siamo tutti d'accordo, il Palermo ha perso. Tu vinci e dici che è merito di Damiani e siamo tutti d'accordo perché il Palermo ha vinto. Ma poi la vera situazione
ecco, no, lo sto dicendo io come ipotesi, non c'entra. Ma poi la vera concretezza è quella dell'allenatore che li ha sott'occhio e sa minuto per minuto quello che fanno, quanto corrono, come recuperano, che condizioni hanno, se hanno avuto l'influenza, se non hanno avuto niente, eccetera, eccetera. Certo, ma dico, poi per carità, anche gli allenatori possono avere delle idee, ognuno da che calcio è calcio, poi espone la sua, quindi non c'è un preconcetto contro Corini, che devo dire che è stato, tra virgolette, graziato dai tifosi, nel senso che i tifosi che adesso ascoltiamo non hanno, ci può essere un preconcetto, non hanno commentato Corini negativamente. E poi l'ingresso di Gomez ci stava al risultato già compromesso, deve andare a inseguire la partita. E tra l'altro poi ho visto anche una serie di cambiamenti, perché poi abbiamo finito con una specie di 4-2-4, abbiamo ripreso il secondo tempo con un 4-2-3-1, poi 4-2-4 secondo elasticità di modulo che Corini aveva già in qualche modo comunque annunciato. Non farmi mancare la promessa, a 1-1 andiamo con i commenti, che sono tantissimi e noi vi ringraziamo per questo come sempre. Da dove cominciamo? Da Agostino Laimo, però vi prego per favore cercate di tenere i messaggi più compressi, perché se no non li possiamo mettere in onda. Buongiorno a tutti, Palermo contro i Grifoni non ha per nulla demeritato, arbitro discutibile, Sabelli al minuto 65 doveva ricevere il secondo giallo avendo bloccato la ripartenza di Valente, lo stesso Sabelli sdraiato a terra ha toccato il pallone con la mano, rigore. Poi andiamo con Ferruccio Vujnovic, buon pomeriggio, io ho visto un buon Palermo, per la Genova ci sta, abbiamo perso contro una buonissima squadra. Questo invece lo leggo perché è davvero troppo lungo, Alessandro di Leo Bobbo, una lettura personale della partita, giocata bene, forse di Mariano e Saric ce l'avrei tenuti 7-8 minuti in più, gli unici che saltavano l'uomo, però se Soler mette la palla dentro ci portavamo a casa un punticino, un buon punticino, non è una critica ma una lettura personale. Poi Corini sta facendo bene e continuiamo per la nostra strada verso i playoff. Vittorio Guglielmo, anche qui chilometri, con il Genoa non meritavamo assolutamente di perdere, abbiamo fatto una grande partita contro una squadra creata per il salto di categoria, a differenza nostra abbiamo cambiato tanto a pochi giorni all'inizio del campionato, bisogna cercare di arrivare tra il terzo e il quarto posto per affrontare al meglio i playoff. Poi facciamo una cosa, tutti i messaggi lunghi vengono automaticamente bocciati, così vi costringo a scrivere, diciamo, entro allora non li un, certo numero, un certo numero di battute, sennò poi diventa anche poco televisivo. Volevo anche parlare proprio di questo discorso dei nuovi, anche per seguire un po' la regia con la striscetta sopra le nostre teste, perché di solito il Palermo dopo le sconfitte ha poi cambiato qualcosa, dopo un paio di sconfitte saltò Saric in qualche maniera, dopo un paio di sconfitte anche si cambiò la difesa per premiare Bettella che dava più garanzie, insomma ci sono sempre dei cambiamenti. In questo caso i cambiamenti sono da un lato quasi naturali perché si sta dando spazio al mercato di gennaio, dall'altro saranno obbligati perché Marconi sarà squalificato, Matteiu sarà squalificato e sarà squalificato anche Segre, per cui due cambi ce li abbiamo già. Come cambia, Fabrizio? Perché tu già dai per scontato che Gomez rientra in campo, quindi è un terzo cambio perché Verre probabilmente sarà riconfermato, in difesa dovrebbe giocare uno fra Graves e Orihuela, potrebbe giocare Tutino in attacco anche per dare un po' di fiato a Di Mariano e Valente che hanno tirato la carretta parecchio e le loro partite, al di là poi degli episodi decisivi, sono sempre molto dispendiose. Come cambia? Ma sicuramente ci sono dei dubbi per Corini in questa settimana. Io penso che al 99% Gomez partirà all'inizio, perché alla luce di questa riconsiderazione del centrocampo in cui deve entrare Verre, non può non entrare Verre, ci vuole quel giocatore che in qualche modo nel periodo di crisi ha equilibrato il centrocampo, che è Gomez. Quindi io immagino che Gomez giocherà dal primo minuto. Giocherà anche Verre perché manca Segre e a questo punto c'è un ballottaggio all'altro lato sul versante di sinistra tra Saric e Bro. E devo dire, per come è entrato Bro venerdì sera a Marassi, non vorrei che possa anche insidiare lui la maglia a Saric. Cioè, non vorrei, è un po'. No, cioè, lo può fare. Lo può fare. Non vorrei, un modo di dire. Ma diciamo, siccome Saric ha trovato una sua continuità nell'undici titolare, non è detto che non la possa andare a intaccare. Ma come dicevi, non vorrei che, sembrava il fratello di
di Saric, non vorrei che entra Bro al posto di Saric. Sembra tu che ne sai se io non ho un legame. Ecco, questo non lo sappiamo. Salvatore, come cambia il Palermo secondo te? Ma ha fatto un'analisi molto corretta Fabrizio, perché al di là della stima che uno possa avere su Damiani e su Gomez, non c'è dubbio che Gomez da un punto di vista di fisicità e di peso specifico ne abbia più di quanto ne riesce a mettere in campo Damiani, quindi questa è una scelta sicura. Verre è un giocatore che io dicevo in serie di campagna acquisti, cioè questo viene per giocare, quindi sai, adesso non è che è l'ultimo arrivato, per cui ha bisogno di 3 anni per imparare determinate situazioni. E l'unico dubbio dovrebbe essere appunto quello di Bro, ma non lo so, insomma, cambia poco nella sostanza poi. Però in attacco ci potrebbero essere anche, mi sollecito anche questo argomento, abbiamo 2 minuti prima della pausa, perché Di Mariano secondo me fa ancora fatica a giocare più centrale da seconda punta autentica, mentre lo trovo un po' più sciolto e più disinvolto quando gioca un po' più largo sulla fascia sinistra, ha più possibilità di creare. E in tutto questo c'è Tutino che scalpita, che sarebbe la classica seconda punta. Di Mariano può dare una mano sulle fasce anche in fase difensiva, come del resto Valente. È ipotizzabile che Tutino torni titolare? Lo dice a me? Ma anche a te, anche a tutti. Ma senti, io Di Mariano me lo tengo sempre, perché è di una generosità incredibile e poi è uno che bada al sodo. Ha sbagliato diversi gol, questo è vero, però non è che sia stato mai un goleador, ma lo metti in campo, il suo ti dà l'anima, ti dà sempre un rendimento abbastanza elevato. Io Tutino purtroppo ancora c'ho l'immagine di quel rigore in una giornata particolare in cui lui deve dare praticità e deve dare collaborazione ai compagni. Quando lui sarà a quell'altezza lì, secondo me potrà nascere il dubbio, ma in questo momento Di Mariano ritengo sia intoccabile. Giuseppe, tu, anche tu noti che più va al centro Di Mariano più fatica? Sì Guido, però sinceramente mi sento di sposare il ragionamento di Salvatore. In questo momento credo che Di Mariano, per quanto poi paghi qualcosa sotto porta, sia un giocatore che ti dà tanto, tanto equilibrio, perché comunque si sacrifica tantissimo. E adesso però, invece di spremerlo per 90 minuti, avendo Tutino, hai quell'alternativa in corso di partita che Corini può giocarsi, e lo ha fatto puntualmente da quando Tutino è in maglia rosanera. Ora continuiamo a parlarne, intanto tirate fuori gli amuleti, abbiamo pochissimi secondi di pubblicità e poi dobbiamo esorcizzare un tabù. Oh, magari avessimo i tempi di Sanremo, una puntata di 6 ore, potremmo leggere tutti i messaggi. Che sono davvero tanti, oggi siamo sommersi più del solito. Vai Fabrizio, vai. Allora, si sta aprendo anche un dibattito tra gli stessi ascoltatori che ci seguono, cioè parlano tra di loro. Paolo Tagliavè che dice: non ha sbagliato nulla Soleri, è stato bravissimo a anticipare il difensore e a calciare, il merito è stato tutto del portiere. Gli risponde Giuseppe Di Salvo: Soleri ha sbagliato lo stesso gol che ha sbagliato a Benevento e contro il Padova, questo del Padova non me lo ricordo, probabilmente l'anno scorso. Tony Ingrassia: dai che non si perde più, domenica arriva un Frosinone appagatissimo. Ancora un Cagnaccio al centrocampo va schierato sempre, Damiani ne ha bisogno di averne accanto uno, solo se gioca Gomez gli altri due possono essere due tecnici tipo Verre e Saric. Agostino Laimo ritorna sul discorso di Damiani, dice: pecca nello spendere il fallo quando serve, non si può permettere mai la ripartenza nei 40 metri, deve avere più cattiveria agonistica. Poi c'è Emanuele Giro che dice: io rimango con la sensazione che, avendo sbagliato i primi 25 minuti con un centrocampo completamente nuovo, senza affiatamento e senza incontristi, fallisci partita e dà insicurezza alla squadra. Per me è un errore di valutazione di Corini. Comunque tutti commenti costruttivi e sì, sì. Diciamo, di analisi tecnica, non di pancia, ecco, questo mi fa molto piacere. Poi abbiamo Manu Remo: a me il Palermo è piaciuto, se Soleri avesse fatto quel gol staremmo parlando di un grande Palermo, avanti così, Frosinone, culone.
evidentemente sul... Già ci sono riscaldamenti per esatto. La partita. Oh, io vi dicevo prima della pubblicità, pigliate gli amuleti, perché oggi su stadionews.it, che come sapete è il sito più bello, più completo, più veloce e più autorevole del mondo. No, è vero. Chi non segue Stadio News? Salvatore, tu lo segui Stadio News? Sì, lo seguo, ma se non vedete le mie mani in questo momento è perché sto facendo il più classico degli scongiuri da stamattina ad ora. Stai toccando il cornetto rosso, diciamo, quello, l'amuleto, va bene. Diciamo, l'hai toccata piano questa mattina. Mi stai a parare e mi sto proteggendo. Anche Giuseppe Leone, per la verità, la mattina prima di svegliarsi addirittura già clicca in automatico su Stadio News per vedere quali sono le novità. Però c'è un pezzo di una statistica, una curiosità che Lorenzo Pace, l'ottimo Lorenzo Pace, ha trovato, cioè attenzione Palermo, le sconfitte non vengono mai da sole. Ora ci clicchiamo dentro per fare subito un po' un ripasso dei fatti. La prima sconfitta in campionato è arrivata alla terza con l'Ascoli e poi subito dopo ci fu il bis con la Regina 3-0 e fu una brutta sconfitta. Il Palermo si era un po' ripreso e poi però è arrivata la sconfitta a Frosinone che si è portata dietro quella in casalinga col Sud Tirol e con la famosa papera di Pigliacelli e quella di Terni, e furono tre sconfitte consecutive che già fecero parlare di retrocessione. Corini deve andare via, la società non ha fatto nulla, bla 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 e via dicendo. Poi Palermo si riprende, se vogliamo, con i due pareggi casalinghi, poi vince a Modena, vince col Parma, si torna a perdere a Cosenza e subito dopo arriva la sconfitta col Venezia e in entrambe le partite ci furono i rigori sbagliati da Brunori. Tra l'altro il Cosenza ha questa particolarità quest'anno, ha fermato i due capocannonieri del campionato, Brunori dal dischetto. Che poi... dire ieri, perché in realtà poi Brunori due gol l'aveva fatti e ha sbagliato il terzo esatto. Rigore, che dire, ha sbagliato il rigore, e però il gol l'ha fatto pure, anche questa è una curiosità. E quindi questa è l'ottava sconfitta e non vogliamo che ce ne sia una seconda. Però dico, al di là della statistica che può essere curiosa, che può essere e che l'abbiamo tirata fuori, tra l'altro lo diciamo subito palesemente, perché tanta gente come Salvatore Geraci la esorcizza poi con i dovuti scongiuri, però meglio tirarle fuori prima le cose, in modo da proprio da fare scaramanzia. Non vorrei che ci possa essere. La esorcizzo anche con un ragionamento opposto, se vuoi. Sì, vedo che già le mani sono alte, quindi va bene. No, era per un secondo soltanto, la sinistra era al suo posto. Sai, secondo me non gira così, perché queste coincidenze vengono prima o poi cancellate. Cioè vale per le serie positive, vale per le serie negative. Francamente contro il Genoa noi abbiamo visto lo stesso Palermo di prima, episodi sfavorevoli a parte, che non è il Palermo di queste sconfitte, è il Palermo successivo, cioè quello che ha fatto ben altra storia. Dico, al di là del fatto che io a Genova ho visto la stessa squadra che ha pareggiato a Perugia, ha battuto il Bari, vinto ad Ascoli e battuto la Regina, il resto appartiene alle logiche poi che è superato, sai, un certo, quando tu fai un certo ruolino di marcia oppure ottieni una certa serie, è chiaro che ci si aspetta che prima o poi tutto venga cancellato, non che tutto resti come prima. Per cui per me, secondo me, da un punto di vista, diciamo, di possibilità, il Palermo ne ha più di quanto ne aveva prima, cioè di perdere la seconda partita di fila, perché proprio perché adesso ha un altro passo e un altro atteggiamento, altrimenti dobbiamo sempre portarci dietro che Brunori, che so, sbaglia sempre 4 rigori su 8, insomma, non... No, va bene Fabrizio, tu credi a queste coincidenze, cioè nel senso che ci possono essere, che so, perdi una partita e c'hai una ripercussione mentale, oppure l'ambiente si affloscia un pochettino? Io sono d'accordo con quello che diceva Giuseppe Leone, che non ci poteva essere partita e avversario migliore che quella di sabato contro il Frosinone. No, concordo, anche perché una cosa è andare a affrontare in casa il Sud Tirol in quel periodo dopo una sconfitta, magari non hai la stessa tensione
che magari metteresti sabato contro la prima in classifica, per cui secondo me ogni situazione è a sé stante, come diceva Salvatore, queste serie possono essere tranquillamente cancellate, come è stata cancellata la serie di 9 risultati utili consecutivi, quindi concordo con Giuseppe, cioè Frosinone è l'avversario ideale in questo momento per uscire bene da questa sconfitta nella quale tra l'altro il Palermo, siamo tutti d'accordo su questo, non ha demeritato. Giuseppe, sia io che Fabrizio Vitale abbiamo detto, come dice Giuseppe Leone, ormai sei il Vate del 2.0, no, sei un fiore all'occhiello. Ma perché Guido, alla fine la partita di Genova ci ha detto, ci ha confermato quello che in questo momento sostiene Corini. Il Palermo ha perso, è vero, però in questa sua fase di crescita che ha portato ai 9 risultati utili consecutivi, ha dimostrato che non sarà la squadra più forte di questo campionato, non lo è, ma è una squadra che in questo momento se la può giocare con chiunque, perché il Palermo è uscito da Marassi sconfitto, ma non con le ossa rotte. E quindi, ci sono le certezze acquisite oramai, questo è indubbio. Esatto, e quindi proprio perché comunque un momento positivo di crescita fisica e psicologica, voglio credere, voglio sperare, non è una sconfitta che te lo cancella come un colpo di spugna, io credo che il Palermo in questo momento abbia anche la maturità per scendere in campo sabato e cercare di fare la migliore prestazione possibile. Poi è chiaro, stai giocando contro il Frosinone che viene da 6 vittorie consecutive, quindi a proposito di strisce positive eccetera, speriamo che sia quella del Frosinone qua a interrompersi. Però ecco, non vedo un Palermo che scenderà in campo magari abbacchiato, timoroso o, come dire, depresso per la sconfitta di Genova. Ora però fatemi fare anche uno sfogo, che è una via di mezzo fra quello di un tifoso, di un conduttore di trasmissione o di un giornalista in generale, perché ogni tanto cerco anche di dare pepe, cerco di dare anima a qualcosa che magari è anche sfuggevole, perché il calcio, diciamo, non è che è mai una scienza esatta, perché la verità vera è quasi, lo dico con da un lato con ammirazione, dall'altro quasi con impressione, è che tutto quello che sta succedendo al Palermo, sconfitte comprese, secondo me fa parte di un programma di crescita e di elaborazione di una serie di situazioni legate al calcio che la società in qualche modo aveva previsto. Cioè, raramente, Salvatore, nella mia storia professionale ho visto un campionato disegnato così a tavolino prima. Cioè, Soriano che ti dice, guardate, noi stiamo venendo qua, mettiamo un po' di soldi, però non è questo l'anno della Serie A, dobbiamo costruire. E allora fanno dei passi a un mercato, poi fanno dei passi anche societari con l'introduzione di alcune figure professionali, l'ultima l'ha citata tu sulla Gazzetta, Fabrizio, quella del Barresi. Direttore Barresi, team manager Pinna. Quindi una serie di cose, poi il mercato di gennaio, la crescita costante quasi computerizzata. Salvatore, non è vero che c'è quasi è un altro tipo di calcio, pochissimo spazio alla imponderabilità del calcio, e quindi è molto metodico. È un altro calcio da tutti i punti di vista, non c'è il presidente alla Zamparini o il presidente alla Stirp, quello, insomma, il presidente che arriva e vuol fare tutto lui, non c'è la società che cambia allenatore solo perché hai preso 2, 3, 4 sconfitte che non ti piacciono, e non c'è una società che vive solo di emozioni, ma che fa i conti in tasca ad ogni settore dell'attività calcio. E questo mi conforta, perché è da sempre che io ho queste idee per il calcio, che sia un fatto strutturale e non soltanto un fatto emotivo. Il fatto emotivo conta moltissimo, per l'amor del cielo, lo vediamo con i tifosi, lo vediamo con quello che succede eccetera, ma fa parte di una seconda ondata. La prima è quello di mettere a posto le situazioni, e mi pare che da questo punto di vista il City abbia un'attività manageriale che è completamente diversa rispetto a tantissime altre
società di calcio. Anche perché, Salvatore, mi pare evidente come i cambi effettuati in panchina quest'anno in Serie B stanno tutti fallendo, quasi, tranne Bisoli. Sono andati tutti in modo fallimentare, quindi questa è la riprova che cambiare che Girardino non è... però sta andando bene. Bisoli e Girardino, secondo Bisoli, me sono gli unici. Bisoli e Girardino, però gli altri un disastro, e tant'è vero che sono stati già esonerati, e De Rossi sembra molto vicino all'esonero. De Rossi vicino all'esonero, si parla di Odd come possibile sostituto. Mi fate aprire una parentesi, perché abbiamo fatto un discorso che comunque io interpreto come una novità del calcio. Faceva bene Salvatore a sottolineare come poche realtà italiane, anche di grande livello, abbiano questa metodicità e questa struttura organizzativa, ma non soltanto, perché tu poi ti puoi strutturare organizzativamente in una maniera straordinaria, però poi non avere la rispondenza del campo o viceversa negli uffici societari. A me questo campionato del Palermo fino ad ora mi sta sembrando di una linearità nelle sconfitte, nelle vittorie, nella crescita, negli inserimenti, di portata innovativa straordinaria. Volevo fare soltanto due parentesi calcistiche. Una, Salvatore, tu sai benissimo che, perché era un tuo pupillo, salutare Fausto Siripo che oggi fa il compleanno, sono 74. Fausto è uno che è rimasto legato alla storia del Palermo, ma soprattutto la sua grande umanità, simpatia e amore per il Palermo, così come per il Catanzaro, sua città natale, gli ha sempre permesso di mantenere il podio nel cuore dei tifosi di una certa età, quelli diciamo stagionati, tipo me, tipo Salvatore. E quindi tanti auguri Fausto. E poi un applauso postumo, direi, ad Andrea Accardi, che ha segnato il suo primo gol della carriera. Lo ha fatto sabato contro la Pro Vercelli, mi sembra, con il suo Piacenza. Ovviamente la lotta per la salvezza è abbastanza complicata, però Andrea Accardi si è subito fatto notare, è sempre titolare e ha fatto anche il suo primo gol. Benissimo, detto questo, parliamo di Frosinone. Intanto ci sono altri messaggi, sì, vedo una caterva. Partiamo da Yuri Gagliano. Bro, secondo me attualmente è troppo in crescita, è fondamentale per non partire titolare. Emanuele Giglio, verrà più Gomez, Bro, vero fosforo e dinamismo che potrebbe permettere Tutino più spregiudicato. Saric e Di Mariano invece, entrando a partita in corsa, potrebbero essere più decisivi. Poi chi si chiede come Paolo Tagliavia, ma che senso ha schierare Di Mariano seconda punta? Una seconda punta qualche gol deve pur farlo, quindi se si vuole schierare lo si schieri come esterno. Poi c'è chi ipotizza una formazione ma commette un errore perché non si ricorda che Segre è squalificato. Comunque Cesare Celauro dice: giocherei così, Pigliacelli, Graves, Nelceraro, Sala, Marconi, Gomez, Segre, Saric, Di Mariano, staffetta con Valente, Tutino e Brunori. Devi rivedere e capire chi mettere al posto di Segre, che purtroppo non ci sarà. Poi c'è chi se la prende un po' in particolar modo con Di Mariano, come Francesco Radicini: fuori subito Di Mariano, dentro Tutino titolare. L'esplosività di Saric quando l'avversario avversario cala se nel secondo tempo può essere utile. Guiscardo Sicilia dice: la sconfitta di Genoa ci può stare, l'importante è ripartire subito battendo i palloni, battendo i pallonari del Frosinone, cercando di affrontare queste restanti 15 partite con la determinazione e la grinta che ci ha distinto nei playoff l'anno scorso. Sta costruendo anche, secondo me, quasi in maniera indiretta, un rapporto di più lavorato cerebralmente con i tifosi, mentre all'inizio c'era sempre questa grande diatriba fra i super tifosi e i super leoni della tastiera, chiamiamoli così, anche critici, anche disfattisti, anche pessimisti per i fatti loro. Ora mi pare che ci sia più capacità di analisi, sì, e di entrare nel... No, ma poi è formidabile come all'interno di questa nostra community di Rosanero Web TV c'è proprio un colloquio tra i vari ascoltatori. C'è chi risponde, chi diceva perché, che senso ha schierare Di Mariano. Agostino Naimo dice: il senso di coprire in fase difensiva da equilibrio in campo, oltre a guadagnare molti falli. Contro il Bari il gol è nato da un suo fallo subito, quindi c'è questa interazione, certo, interna.
poi Di Mariano è stato provvidenziale in tante cose, così come per esempio Valente dalla metà campo in avanti è un giocatore straordinario, perché io ho visto pochi giocatori in Serie B crossare con la sua precisione, con la sua tempestività e secondo un preciso schema. Poi Valente magari ti dà meno in fase di copertura, mentre Di Mariano sicuramente ti protegge di più anche sul primo pressing. Scusa, diamo spazio anche a Giuseppe Mankel, che in più di un messaggio ci ricorda che ci sono delle coincidenze arbitrali strane a sfavore del Palermo, perché al VAR c'era un arbitro di Bari. Ora, caro Giuseppe, io francamente non voglio credere a queste situazioni preconcette a questi livelli. Poi ognuno è libero di pensarla come vuole. No, ma tra l'altro io devo dirti che parla dell'episodio di Berre, sì, continua e dice no, Sabelli doveva essere espulso, difatti poi è lui che blocca con la mano il tiro di Berre. Sì, questo di Sabelli mi fa pensare anche all'altro episodio della partita precedente contro la Regina, che aveva generato polemiche. Ci stava secondo me anche l'espulsione, però a me gli arbitri che magari non in presenza di eventi plateali non lasciano la squadra in 10 non mi dispiacciono del tutto, perché l'espulsione che stravolge una squadra deve avere secondo me un motivo serio. In quanto al rigore, secondo me onestamente non c'era un fallo di mano, forse addirittura lo fa Verra in fase di controllo, ma sono dettagli, non mi sembra utile riportare tutto a beghe arbitrali o a presunti complotti, se no ci perdiamo di casa. Attenzione, c'è chi è d'accordo anche con te, dice: sono d'accordo con Guido Paolo, ma penso che City abbia cambiato in corso il progetto accelerandolo, riferito a questo nuovo modello. Ma io non credo che abbiano accelerato, anche perché diciamo, secondo una logica numerica la Serie A è già sfumata, la puoi andare a recuperare attraverso i playoff e in questo caso la posizione di classifica sicuramente è utile, però è sempre un terno al lotto. Sì, comunque poi sono valutazioni ovviamente soggettive, è incredibile che qualcuno mi dia ragione comunque, io sono commosso davanti a questi messaggi. L'ho voluto sottolineare. Infatti. No, infatti pure io sottolineo, perché non capita spessissimo che la gente sia d'accordo con me. Abbiamo pochissimi minuti, c'è Palermo Frosinone e allora secondo me ci sarà il record di incasso, il record di presenze, il record di entusiasmo. E anche di palloni di carta, perché qua tutti incitano a far trovare i palloni. Attenzione perché i palloni poi te li fanno pagare, perché appena tu lanci poi il pallone di carta, già è successo mi pare un'altra all'andata, volta, all'andata i palloncini. Ti hanno anche multato, però c'è anche una partita di calcio, quindi diciamo c'è un cocktail esplosivo. Salvatore, come la vedi questa partita? Cioè, il condizionamento esterno è a favore o contro, tutto sommato? Ma io la vedo proprio come un cocktail esplosivo di calcio. Mi piace guardare la partita, mi piace questo Palermo-Frosinone, mi piace il Frosinone che sia in testa alla classifica e lo merita, mi piace il Palermo che sta venendo fuori con grandissima prepotenza. Basta con queste storie dei palloni, è un altro Palermo, un altro Frosinone, ma con chi ce l'abbiamo ormai? Col presidente Stirpe, con i tifosi? A noi che cosa ci può interessare una cosa del genere? Giochiamo con la prima in classifica e si spera di vincere. Corini e Grosso fuori dal campo sono amicissimi, alla Barbera saranno rivali accesi. Palermo guardi alle sue strutture, al City, alla possibilità di andare in A, ad un futuro radioso, e lasci che l'avversario, Frosinone o chiunque si chiami, faccia la sua strada. Non c'è nessuna rivincita da prendersi, ma ancora siamo fermi a quel giorno lì, ma solo la ricerca di una vittoria prestigiosa che mi stimola. Questo è importante. Quegli episodi hanno fatto la storia, non contano più. Giuseppe, però la rivalità nel mondo del calcio una volta era il Catania, adesso c'è il Frosinone, e il sale che ogni tanto serve. Sul fatto della rivalità, però, scusami, io ti devo dire che io sono nato cittadino del mondo, perché non ho mai sentito la rivalità tra Palermo e Catania intesa come una cosa molto, molto concreta e che può sfociare anche in atteggiamenti che non mi piacciono. Io ho sentito sempre la rivalità calcistica fra due città che stimo, una Palermo, la mia città, e l'altra Catania.
il campanile, si diceva una volta. Esatto, io infatti sono, come tu sai benissimo, tutto, su questo, tutto il resto non mi interessa. Su questo abbiamo fatto battaglia, il campanile sì, tutto il resto no, quindi la rivalità deve essere molto confinata con intelligenza. Perfetto. Però Giuseppe, la partita non sarà una partita normale, perché ci sarà uno stadio pieno e il Palermo contro la Regina ha dimostrato di non aver subito condizionamenti, ci sarà un Frosinone che secondo me giocherà per vincere, perché tanto ha poco da perdere, avendo già un largo vantaggio, e per così dire, ribadire sul campo la sua superiorità. Tra l'altro il Frosinone ha vinto 3 delle ultime 4 trasferte. Come te le immagini, Giuseppe? Non ti sentiamo, Giuseppe, non ti sentiamo. Giuseppe, non ti sentiamo, niente audio. Sentite adesso? Mi ora sì, adesso? Ora sì, avevi staccato il microfono, te lo sei dimenticato, penalizzazione, va bene. No, mi aspetto una partita tiratissima, come sono state tutte queste grandi sfide di quest'anno al Barbera, dove il Palermo non ha mai sfigurato in termini di prestazione, sacrificio e umiltà nell'affrontare squadre più attrezzate, appunto come può essere il Frosinone. È chiaro che ci sarà una cornice sicuramente fantastica per quanto riguarda la partita di sabato. Arriva la capolista, più che pensare sinceramente a quello che è successo nel 2018, i palloni eccetera, io penso solamente che arriva la capolista e che il Palermo non vorrà sfigurare davanti, appunto, a una cornice importante come quella che si presenterà sabato. Fatemi chiudere allora con una grande provocazione. Nel frattempo ringrazio Fabrizio Vitale, perché voi non avete idea, ogni tanto lo sentite parlare e pensate che sia così, però lui nel frattempo legge 1 miliardo di messaggi, deve selezionarli, quindi fa il lavoro più prezioso e gli va riconosciuto. Ti daremo un po' più di soldi per l'extra, perché i tifosi scrivono tantissimo. Abbiamo finito il tempo, io sogno, sarebbe bellissimo, Palermo Frosinone, arbitro La Penna, e così abbiamo chiuso tutto il cerchio con la penso storia, che esplode lo stadio, con la storia e il futuro. Grazie a tutti, grazie a Blog Sicilia, Stadio News, sulle pagine Facebook vedrete i messaggi, grazie agli amici di Video Regione Canale 14, e appuntamento a lunedì per commentare Palermo Frosinone. Ciao.